Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, quasi in tempo reale commentiamo il sorteggio Champions. Vedo l'obiettivo un po' bellino appannato. Ah, commentiamo il sorteggio della Champions. Allora, poteva andare benissimo per tutte e tre le italiane, ma l'ultima estrazione, quella del Napoli, purtroppo ha un po' ridimensionato la nostra fortuna. Una volta tanto ci sarebbe andata di lusso le italiane. Allora, parto subito dal Napoli. È l'avversario che non ci voleva, il Barcellona. Lo so, mancano ancora 2 mesi. C'è il tempo per recuperare tutti i giocatori, c'è il tempo per magari uscire da questa crisi. Resta il fatto che purtroppo per il Napoli, secondo me, ha pescato l'avversario peggiore. Perché è una squadra che pian piano recupererà tutti gli effettivi. Inutile dire di Messi, Suarez, Griezmann e di tutte le altre star che compongono questa squadra. Voglio sperare che il Napoli ci arrivi in buone condizioni a questa sfida. L'andata sarà al San Paolo. Chi lo sa che non me lo vado a guardare, essendo pugliese, io chissà che non faccio una capatina a Napoli a vedermi questa grande sfida. Peccato, avevo sognato un Napoli-Lipsia, avevo sognato, e poi vengo al sorteggio delle altre. È inutile dire che il Napoli dovrà fare almeno in casa la partita perfetta. Dove per partita perfetta intendo riuscire a non prendere gol. Speriamo che Gattuso nel frattempo riesca a organizzare una squadra. Contro il Barcellona, sia in casa che fuori, per me ci vorrà una partita tipo quella giocata ad Anfield, però con il Napoli nelle migliori condizioni, sia chiaro, che il Napoli che ha pareggiato a Liverpool è il Napoli in crisi di queste domeniche. Certo, l'aver fermato in casa loro Salah, Firmino e Mané è di buon auspicio, anche se il trittico Messi, Suarez, Griezmann sulla carta è superiore. Dai, raga, almeno a San Paolo io penso che non partiate battuti. Il Napoli, per tenere in piedi il discorso della qualificazione, dovrà fare una partita grandiosa dei tempi andati, magari puntellando bene la difesa, e nel contempo sperare che il Barcellona non sia in giornata. Questa è la ratio. Perché col Barcellona non in giornata, il Napoli almeno in casa ce la può fare, come ce l'ha fatta la Juventus, come ce la fece a suo tempo l'Inter, come ce l'ha fatta a suo tempo la Roma. Dai ragazzi, no, certo le percentuali di qualificazione allo stato attuale 15% Napoli, 85% Barcellona. Viste adesso, sia chiaro. Io penso che il Napoli dovrà giocare una partita impostata sulle ripartenze, dove veramente può far male a questo Barcellona, sulle ripartenze. L'importante è non prendere gol. Quello è l'importante, non prendere gol. Dopo, al Camp Nou, chi vivrà vedrà. Peccato, perché potevamo fare un trittico di sorteggi veramente favorevoli. E ora passiamo all'Atalanta, che anch'essa era tra le seconde, naturalmente dopo il miracolo in Ucraina. L'Atalanta, secondo me, becca la più scarsa delle prime, il Valencia. Il Valencia, secondo me l'Atalanta ce la può fare. L'Atalanta ce la può fare tranquillamente perché ha un gioco che secondo me metterà in crisi il Valencia. Il Valencia, Rodrigo, Dani Pareco, Siles, ex portiere del Barcellona, ma non lo vedo un ostacolo insormontabile per l'Atalanta, non ce lo vedo proprio, anche perché l'Atalanta recupererà chiaramente Ilicic e Zapata.
L'Atalanta recupererà altri infortunati. L'Atalanta ora ha preso consapevolezza dopo l'avvio disastroso di Champions. E secondo me l'Atalanta è favorita nel passaggio del turno. Lo dico proprio, sì, con tono di sfida, ma lo dico credendoci. Perché secondo me, se l'Atalanta gioca come sa giocare, per me la può chiudere già l'andata la qualificazione. Io alla gara d'andata a Milano, perché non a Bergamo, io vedo 2-0 Atalanta e un pareggio, addirittura un'altra vittoria dell'Atalanta al Mestalla. Io la vedo così, ragazzi. Per me l'Atalanta parte favorita in questo ottavo di finale. Non so voi come la pensiate. Per me l'Atalanta parte favorita contro questo Valencia. Ricordiamo che il Valencia ha affrontato la Juventus l'anno scorso, dove la Juventus ha giocato praticamente tutta la partita in 10 per l'espulsione famosa di Cristiano Ronaldo. Juventus che, nonostante l'inferiorità numerica, dominò la partita, che il Valencia praticamente non tirò mai in porta quella partita. E non ce la vedo sinceramente questa squadra schiacciasassi. Io ripeto, per me l'Atalanta è favorita. L'Atalanta per me è favorita. Io vedo un 60% Atalanta, 40% Valencia. E poi c'è la Juventus, che meglio secondo me non avrebbe potuto pescare il Lione. Si torna a Lione, ragazzi, una trasferta sicuramente non facile dal punto di vista ambientale, ma il Lione che la Juventus ha affrontato 2-3 anni fa in Champions, nel Lione di 2 anni fa c'era ancora Fekir, c'era ancora Lacazette, c'era ancora questi ottimi giocatori. Ora è un Lione completamente in rifacimento, che è in crisi nera in Ligue 1. Domenica ha perso in casa con Rennes, ieri ha perso in casa con Rennes. Io penso che la Juventus solo non lo so, solo un cataclisma naturale può impedire alla Juventus di passare il turno. Per me la Juventus è già ai quarti di finale. Un breve inciso sugli altri sorteggi. Ancora una volta in fase di sorteggio ritroviamo José Culinho. Perché José è José Culinho. Ha sempre avuto sorteggi facili, tranne forse l'anno del triplete con l'Inter, dove, a parte il sorteggio nei quarti con il CSKA Mosca, non fu molto fortunato nei sorteggi, ma per il resto della sua carriera in Champions diciamo che non è stato certo l'emblema della sfortuna. Oggi becca Lipsia. Secondo me il Tottenham passa in carrozza, pur giocando la prima in casa. Questo Lipsia lo avrei voluto contro il Napoli, peccato. Lo avrei voluto veramente contro il Napoli. E tant'è che erano le ultime due rimaste, erano quando hanno sorteggiato il Tottenham, erano Barcellona o Lipsia. Io ho tifato, chissà andasse il Barcellona con il Tottenham e il Lipsia con Napoli, invece purtroppo è andata così. Culinho, penso proprio José Culinho, penso proprio che ce la farà ai quarti in carrozza tranquillamente. Poi abbiamo il big match in assoluto, è Real Madrid Manchester City. Allora, molti dicono, danno per favorito il City, ha più fame, il Real Madrid non ha fatto un gran girone, ma il Real Madrid non fa mai un gran girone. Io dico che passa il Real Madrid, lo dico proprio tranquillamente, secondo me passa il Real Madrid, che per quanto non sia al meglio, anche se in Liga al primo posto, anzi dopodomani c'è il Classico, per quanto l'anno scorso ha avuto una stagione un po' balorda, per me il Real è favorito. Per me il Real è ancora più forte del City. Per me è più forte del Manchester City il Real. Perché non mi venite a dire che Agüero è meglio di Benzema, ma non esiste proprio. Benzema molto meglio di Agüero. Benzema molto meglio di Agüero. Non mi venite a dire che Sterling è meglio di Gareth Bale. No, non ci credo. Non ci credo. Non esiste.
poi non dimenticare, sì, a centrocampo quel mostro che si chiama Kevin De Bruyne, a quel altro grande giocatore, anche se all'ultimo anno, che è David Silva, però il centrocampo del Real Madrid è pur sempre formato da Modric, Casemiro e Toni Kroos. Cioè, lì a parte De Bruyne, il centrocampo del Real li fa letteralmente a fette, senza contare che in fase difensiva il Real si fa preferire, secondo me, che Laporta infortunato, Otamendi, lo volete paragonare con Sergio Ramos o con Carvajal? Ma dai, secondo me passa il Real Madrid. Poi la Champions è bella perché ci sono molte sorprese. Oggi molti hanno favorito il City, ma per me passa il Real Madrid. Poi sfide interessanti. Atletico-Liverpool, altro quarto di finale, ottavo molto interessante. E altro ottavo di finale dove secondo me la spunta la spagnola. Sì, perché secondo me l'Atletico Madrid elimina il Liverpool. L'Atletico di Simeone ha un gioco adatto per imbrigliare il Liverpool. Gioca più o meno come ha giocato il Napoli ad Anfield. Solo che l'Atletico è una squadra di tutt'altra esperienza internazionale. Dovrebbe recuperare il miglior Diego Costa. Ha questo Joao Felix che è un buon prospetto. Ed è sempre difficile fare il gol all'Atletico Madrid. È sempre molto difficile. In più aggiungiamoci che praticamente è quasi impossibile vincere, batterli in casa loro. Praticamente è quasi impossibile batterli in casa loro. Aggiungeteci che con uno 0-0 il Liverpool sarebbe costretto ad attaccare. Quindi la vedo così: o il Liverpool fa gol a Madrid, oppure per me passa l'Atletico. Perché anche finisse 0-0, il ritorno con l'Atletico in fase difensiva e il Liverpool tutto proteso a segnare. Occhio, l'Atletico non è il Barcellona, chiaramente il Barcellona è molto più forte. Non è il Barcellona che si culla sui suoi campioni. No, l'Atletico è una squadra molto rognosa, è molto difficile fargli gol. Quindi, secondo me, se il Liverpool non fa gol alla Wanda Metropolitano, rischia seriamente l'eliminazione. Poi, gli altri ottavi abbiamo Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Il favorito è il Paris Saint-Germain, favorito ad obbligo. Però attenzione, perché a Dortmund non sarà facile la partita per i parigini, non sarà facile perché giocare in quello stadio è sempre fastidioso, è sempre molto difficile, è uno stadio che trascina. Lì o chiudi subito la partita o se no fai la fine dell'Inter che da 2-0 poi nel secondo tempo ha preso 3 gol. Quello è uno stadio che ti trascina, è molto fastidioso. Chiaramente io vedo 70-30 in favore del Paris Saint-Germain, così come poi, così come stavo dicendo, Chelsea-Bayern, no, là secondo me le percentuali sono anche superiori. Il Chelsea ora, dopo un buon girone, dopo un buon avvio di campionato, sta un po' perdendo colpi e sinceramente non vedo proprio come possa impensierire una corazzata come il Bayern di Monaco, che secondo me lì, secondo me siamo sui livelli di Napoli-Barcellona. Per me il Bayern è nettamente favorito, è un 80-20. È un 80-20, diciamo. Al Barcellona-Napoli ho dato 85-15, qui do un 80-20 a favore del Bayern. Questo è quanto. Ditemi la vostra, iscrivetevi al canale e magari chissà riesco a. Io tra poco dovrò andare fuori per impegni. Vediamo se più tardi faccio il video anche sull'avversario di Europa League di Inter e Roma. Ciao.